Io sono quello che butto il sale. Bravo, guarda lì. Crotone Calcio si è presentato ai suoi tifosi come da tradizione nella cornice di Piazza L'Ultrà. La presentazione è stata affidata, come vuole appunto la tradizione stessa, dal giornalista Massimo Proietto che, insieme al patron Gianni Vrenna, ha scaldato il lungomare cittadino presentando ai tifosi rossoblù i volti del Crotone Calcio. Manca poco, è tempo ormai per assistere alla partita di Coppa Italia con l'Arezzo e poi calcio d'inizio per la stagione 2019-2020, sabato 24 agosto, proprio in casa Lezio Uscida, quando il Crotone targato Giovanni Stroppa affronterà il Cosenza. Derby calabrese nell'inizio di campionato e poi la squadra si trasferirà alla Spezia per la seconda e poi riaffronterà nuovamente in casa l'Empoli. 38 gare di campionato per Santo Stefano si giocherà ancora e poi di nuovo il 29 dicembre salutando l'anno solare. Ecco i nuovi volti del Crotone, tra conferme i nuovi arrivi che caratterizzano la stagione. Ma come sarà il Crotone quest'anno? Vediamo quando inizia il campionato, non posso dare opinioni adesso. Personalmente la squadra sembra buona, però vediamo, andando vedendo. Non si vuole sbilanciare? No, no, assolutamente. Preferisco prima guardare e poi decidere. Ma la vedo abbastanza euforica. Ma sono sempre così, ogni anno è così. E ma c'è Francesco con noi. Siamo pronti. Sì, sono pronti. Sì. Come, pronti. Come si prefigura questa stagione? Speriamo, come si vede, abbastanza bene. Speriamo che non facciamo come l'anno scorso. Di non fare i birichini. No, no, mi sembra che come stanno giocando quest'anno, mi sembra che giocano abbastanza bene. Quindi gli acquisti l'hanno soddisfatto? Oddio, sì, abbastanza. La stagione meglio dell'anno scorso, senza dubbio. Gli acquisti di mercato? Buoni, ottimi. Ottimi per fare una buona, buona stagione. Secondo lei come si inizierà quest'anno? Un pochettino, cioè non... Sarà un inizio non con il botto, ma tranquillo, non come l'anno scorso, senza dubbio. E per finire, come si dice? È sempre forza Crotone. Forza Crotone! Sempre, ci crediamo! A dopo. E questo mi rende orgoglioso per quello che abbiamo fatto e io sono diventato crotonese, quindi... Ha detto che è un crotonese e io lo vorrei diventare, perché comunque mi trovo molto in linea. E appassionati calciatori, che sono il mio cuore, la mia anima. Bravo! E vorrei dare... dire che la mia vita è tra calcio e diciamo più amore per tutti.